qualcosa nel tempo. E ogni giorno che va via è un quadro che appendo. Mi piace vivere. Se talvolta pensi che tu non sei molto importante, consolati perché sul ponte c'è tutto il resto della gente. E quindi amica mia, tranquilla, ci sono anch'io. E questo sporco mondo questa volta è giunto infine ad una svolta, oppure no? Io questo non lo so. Consolati perché sul ponte c'è tutto il resto della gente. E quindi amica mia, tranquilla, ci sono anch'io. E questo sporco mondo questa volta è giunto in fine ad una svolta, oppure no? Benvenuti a tutti sul canale YouTube e Facebook di Tappeti Sonori, sia per chi si è collegato in diretta in questo momento alle ore 18.30 del 19 aprile 2021, ma anche a chi vedrà questa trasmissione, questa mezz'oretta di chiacchierata insieme in streaming magari nei giorni a venire. Io sono Walter Muto, sono un po' un habitué qui a Tappeti Sonori, molte delle produzioni fatte insieme a Ivano Conti che oggi cura la regia, e anche a Mattia Scione, l'operatore di oggi. Così abbiamo fatto già tutti i ringraziamenti, esclusi i presenti che poi interverranno. Siamo qui a parlare di un libro appena uscito da poco. Il libro è questo qui, poi verrà mostrato anche con espedienti grafici all'avanguardia da Ivano. Libro dedicato ad Alessandro Bono, Alessandro Pizzamiglio, all'anagrafe, in arte appunto Alessandro Bono. Cantautore, artista, rocker gentile, come dice appunto Andrea Pedrinelli, che è l'autore di questo libro. Qui vedete già inquadrato con me anche chi poi sveleremo, colui di cui poi sveleremo il nome, comunque Emanuele Cavallari, in arte Cava con la K, poi magari esatto. Due parole anche sul perché di questo strano nome, che non è strano per niente, è un'abbreviazione del cognome, quindi niente di che. E poi un ospite a sorpresa alla fine. Ma io introdurrei appunto subito Andrea Pedrinelli. Non leggo tutto quello che c'è scritto nella cosiddetta bandella o, del libro, perché altrimenti stiamo tutta la mezz'ora. Andrea è un caro amico, ci siamo incrociati qualche anno fa per la presentazione del suo libro sulla canzone a Milano. E poi appunto ho avuto il piacere di recensire anche per il sussidiario.net la sua bellissima biografia di Renato Zero, e poi appunto, se vogliamo anche solo proprio dire due nomi, Giorgio Gaber, di cui è il massimo studioso esistente, Iannacci, biografia importantissima dal titolo Roba Minima, addirittura una rarità per la musica milanese, un gruppo che fa gospel da tantissimi decenni, ormai Mnogai Aleta, cari amici che conosco bene anch'io, Renato Zero, appunto già citato, Baglioni, Minorità, insomma, scrive su Avvenire, su altre testate, un grande conoscitore della musica e in particolare della musica italiana. Ciao Andrea, grazie di essere qui con noi.
Ciao, ciao Walter, buongiorno a tutti. E grazie dell'invito, insomma. E beh, insomma, questo libro lo sveleremo dopo, è stato fortissimamente voluto appunto dalla mamma di Alessandro, da Luisa. E cosa è stato per te? Conoscevi già questo artista? L'hai conosciuto perché te ne sei occupato per questo libro? Cosa è stato? Chi hai incontrato occupandoti di Alessandro? Ah, intanto c'è da dire che io Alessandro l'ho conosciuto da fan di Gino Paoli, vedendo in televisione il concerto che Gino Paoli nel tour 89 ha trasmesso in diretta dal Teatro Orfeo di Milano con Alessandro Bono e Ricky Gianco come guest. E lì vidi per la prima volta Alessandro che cantò Gesù Cristo e poi fece un duetto con Paoli. E mi piacque subito e poi comprai il disco che era appunto il suo disco d'esordio e l'ho seguito, insomma, anche se io ho iniziato nel 91-92 a fare il critico, quindi non ci siamo conosciuti di persona, ecco, ero ancora troppo piccolo, troppo lontano dai giri grossi per poter intervistare un artista che faceva Sanremo o cose del genere. Però l'ho conosciuto lì e l'ho apprezzato lì. Poi me ne ero già occupato, tant'è vero che proprio nell'occasione che ricordavi tu della presentazione della canzone a Milano, io ho dedicato in quel libro 2 pagine ad Alessandro, proprio dicendo che era il futuro, che non avevamo avuto la fortuna di vedere, della canzone italiana, della canzone a Milano, del rock italiano. E in platea c'era Luisa, la mamma, che io non conoscevo, che si è presentata a fine serata, e lì abbiamo iniziato a frequentarci, a sentirci, ed è nata la voglia di testimoniare la vita e la carriera di Alessandro, e ho conosciuto una persona bella, tant'è vero che ho voluto poi questo titolo che a Luisa è piaciuto, del rocker gentile, perché nelle cose che ha lasciato scritte, nelle interviste che ho visto, nel modo di porsi, nelle cose che mi ha raccontato lei e gli altri che ho intervistato, i tanti musicisti, i collaboratori, la figlia, gli amici, eccetera. È venuta fuori la figura di una persona estremamente bella, pulita, vera e appunto gentile, che non alzava la voce, che non prevaricava e che cercava di passare dei messaggi importanti anche come persona, non solo nelle canzoni. Ecco, dal punto di vista proprio anche della, diciamo così, affermazione nel mondo della musica, quelli erano anni in cui appunto sia lui che un altro artista emergente di quegli anni, Massimo Priviero, erano saliti un po' alla ribalta delle cronache musicali come stelle nascenti, no? Di quel momento. Poi appunto la fine tragica di Alessandro e una carriera insomma, che poi è un po' andata da qualche altra parte per altre ragioni per quanto riguarda Massimo Priviero. Non ne ha fatto forse quegli artisti, beh, per Alessandro sicuramente, perché la sua vita naturalmente si è interrotta proprio dopo quel Sanremo che abbiamo visto nella sigla iniziale, no? Dopo la presentazione di Oppure No. Ma in ogni caso, appunto, magari c'è stato, torniamo ad Alessandro naturalmente, è stato detto e scritto tutto il contrario di tutto, no? Su questo artista e anche sulla persona, appunto, è stato fatto oggetto magari anche di scherzi non proprio, diciamo, cortesi da parte di molte persone. Qualcuno se n'è anche un po' approfittato. Ecco, la cosa che mi è piaciuta, devo essere sincero, non sono riuscito ancora a leggere tutto il libro perché l'ho avuto fra le mani qualche giorno fa ed è un libro, lo diciamo, presentandolo naturalmente, davvero importante perché è ricchissimo di contributi, ricchissimo anche di qualche inedito, ricchissimo di testimonianze, di documenti e molto approfondito, appunto, molte interviste con collaboratori, con chi era con lui nella band. Ecco, direi, dici una battuta sul fatto che, diciamo, è stata resa giustizia, insomma, ad un personaggio che comunque ha avuto la sua importanza per il periodo in cui è passato sulle scene. E magari invece è stato un po' bistrattato, appunto, o addirittura ostracizzato in certi momenti per via di tutta una serie di questioni. Ecco, un po' sempre nell'ambito del personaggio, ma anche della persona. Insomma, ci hai detto il rocker gentile, no? Dici qualcosa di più senza svelare troppo, perché dobbiamo invitare ad andare a comprarlo il libro, insomma. Alessandro aveva la stoffa e si sente dalle poche cose che è riuscito a incidere e a scrivere di essere un grande autore. Aveva anche una voce pazzesca e aveva un carisma sul palcoscenico
lo sguardo, il modo di stare sul palco, che facevano capire che lui era proprio portato per fare il mestiere che aveva scelto di fare. Io credo che sarebbe diventato, probabilmente diventando un po' più grezzo nei suoni, ma di questo poi il libro parla e magari chi vorrà approfondire leggerà, un rocker capace di lasciare il segno nella nostra storia della canzone d'autore e del rock d'autore nello specifico. E a me piace paragonarlo molto a Johnny Cash, perché Alessandro, come Johnny Cash, ha conosciuto il lato oscuro della vita, purtroppo. Alessandro, per scelte sbagliate giovanili, per scivoloni, per sfortuna anche molto, e però ne era saputo uscire, perché Alessandro si è disintossicato, il grosso problema che lui aveva l'aveva superato a costo di grandi sofferenze. E nelle canzoni cantava volutamente messaggi positivi. E poi la scelta che Cash ha fatto dopo una serie di annate matte, per molti motivi, lui ha conosciuto anche la dipendenza dai medicinali, dall'alcol, ha conosciuto la prigione, però poi era uscito da queste cose e testimoniava la sua fede, testimoniava i valori. E Alessandro, secondo me, andava in quella direzione lì e avrebbe lasciato un segno forte. Proprio lavorando al libro e analizzando tutto il materiale che la mamma Luisa mi ha passato e che si è integrato con quello che io avevo raccolto a suo tempo su Alessandro, ho visto come invece alla sua morte si siano concentrati tutti sul fatto che fosse morto di AIDS. Cioè non che fosse morto un ragazzo, che fosse morto un artista, che fosse morto un artista promettente, ma sul fatto in sé per sé che c'era un morto di AIDS. E quindi è diventata una notizia, diciamo così, che ha banalizzato e l'ha fatto diventare anche un'icona quasi di vita maledetta, che non era poi in realtà nel suo caso. Nelle sue canzoni parlavano di cose, di trasgressioni o di cose negative, però si è centrato tutto su quell'aspetto lì e l'ultimo Sanremo che lui ha fatto da malato terminale, come è stato dichiarato dal medico che l'aveva in cura, è stato molto, molto brutto perché è stato veramente insultato anche da tanti colleghi che lui ha stonato o stonicchiato qua e là sul palco, faceva fatica a emettere la voce perché non aveva più parte del polmone per l'operazione che aveva dovuto subire e invece di aiutare un artista bravo che faceva una bella canzone, coraggiosa, giovane, eccetera, l'hanno veramente massacrato con delle critiche violentissime, al di là proprio anche dell'educazione, secondo me. Ecco, come un vero rocker, però gentile quanto si vuole, ma noi, vabbè, innanzitutto avete visto in braccio una mia chitarra acustica in questo caso, e insieme a me c'è Emanuele, oggi appunto l'abbiamo già introdotto prima, anche per far sentire dei piccoli assaggi della musica e delle canzoni di Alessandro. Diciamo rocker gentile, ma in certi casi anche un pochino incazzatino, diciamo così, come nel caso di Rock and Roll del Cavolo, in cui se la prende con delle ingiustizie palesi che gli erano state fatte, sotto delle, non, chiaramente non fa nomi e cognomi, ma insomma qualcosa non lo manda certo a dire, no Emanuele? Cosa ne dici di questa canzone? Assolutamente no, un pezzo veramente molto, molto duro, sia nella musica, ma soprattutto nella velata, diciamo, polemica verso qualcuno che poi magari sveleremo chi sarà, se Forse. forse, vediamo se possiamo svelarlo, insomma. E quindi la eseguiamo adesso in acustico, naturalmente, Rock and Roll del Cavolo. Quando il corvo canterà, io sarò già più lontano. Credo proprio passerò come al solito la mano. Questa volta però mi dispiace un po' di più. Forse solo unicamente perché sei tu. Rock and roll del cavolo, quasi un mal di mare, sai. Coltivo la stupidità e non imparo mai. Vorrei sapere poi perché, per una crosta di formaggio, pensar che dicono che tu saresti un uomo saggio.
Eppure lo dovresti sapere, che anche vendendo il sedere tu non diventi più ricco, semmai più sciocco. Rock and roll del cavolo, quasi un mal di mare sai, coltivo la stupidità e non imparo mai. Che delusione che tu mi dai, ricordati la prossima volta, risparmiala a qualcuno se puoi. Rock and roll del cavolo, quasi un mal di mare sai, pretendere la fedeltà da una baldracca mai. Che delusione che tu mi dai, ricordati la prossima volta, ti prendi un vaffanculo vedrai. Ah, rock and roll del cavolo, quasi un mal di mare sai, pretendere la fedeltà da una baldracca mai. Rock and roll del cavolo, quasi un mal di mare sai, pretendere la fedeltà da una baldracca mai. Ecco, devo riprendermi un po' perché questa è la canzone forse con più barré sul... che poi sulla chitarra. Stavo, mentre la cantavo, neanche tanto velate, eh? No, 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 certo, tutto sommato a un certo esatto. punto, diciamo che non dice il nome, ecco, esatto, velato esatto, perché... Esatto. No, ma appunto, e invece Andrea, tornando a te e a un'altra, prima di un'altra canzone che abbiamo preparato con Emanuele, ci sono anche delle storie belle riguardanti la vita di Alessandro, appunto, rapporti, bei rapporti di amicizia, alcune soddisfazioni che sono, ecco, abbiamo detto un po' i lati negativi prima, una luci e ombre, appunto, più ombre che luci prima, ma invece le luci quali sono state dentro questo libro? Cioè, cosa hai trovato nello scrivere questo libro, insomma, come rapporti anche, belli? Per dentro c'è la sua grande passione per la musica, e proprio l'amore che ci metteva nella scrittura, nella realizzazione, nella promozione dei brani. E è una cosa che ho potuto condividere con i suoi musicisti e anche con lo stesso Mario Lavezzi che l'ha prodotto, insomma, questo, ma anche con i discografici della Sony, che ricordavano tutti un ragazzo proprio entusiasta, che ci credeva tantissimo, che addirittura quasi mimava i testi alle riunioni del preascolto per capire bene cosa voleva dire ai discografici per avere l'ok per stampare il disco. E poi ci sono stati dei racconti, devo dire, molto, molto belli, molto toccanti, di persone che gli sono state vicine in un altro modo, per cui soprattutto Roberto La Pietra, che era un po' il suo road manager e che l'ha portato in giro dappertutto e l'ha aiutato anche nelle situazioni più complesse, ma anche Gino Paoli mi ha rilasciato un'intervista molto, molto dolce, proprio di grande affetto nei confronti di questo ragazzo. Lo stesso Piviero, che bene o male erano stati scelti per fare i finti rivali come coppie Bartali del rock nascente, ma in realtà c'era una grande stima, una grande amicizia, e anche Massimo mi ha detto delle cose molto belle. E poi un'altra cosa, se posso dire, che fa capire perché Alessandro sia stato una bella persona, capace di produrre anche delle belle canzoni, lo si capisce anche dalla mamma che aveva e dalla figlia che ha avuto, perché comunque entrambi gli incontri sono stati degli incontri, delle conoscenze belle, di persone vere, di persone profonde, di persone sensibili. Luisa più immediata, Vittoria è invece più, come dire, riservata, come il papà, credo, più timida,
però persone molto molto profonde che ti danno molto quando parli loro insieme, ecco. E poi ci sono i suoi inediti, perché Scartabellare, tutti quei testi inediti che ha lasciato nel cassetto della mamma, ha fatto andare ancora più a fondo sulla sensibilità di un artista che diceva delle cose molto belle e molto avanti, perché molti pezzi potrebbero essere stati scritti adesso, non solo la famosa Gesù Cristo che tutti ricordano, o quelle che cantate voi in questo nostro incontro, questa è l'altra che avete in mente, ma anche le cose inedite come Nervi, come Baby, dei testi veramente straordinari che fanno capire come lui avesse una visione molto lucida della nostra società e di quello che stava diventando. Benissimo, grazie, grazie Andrea. È un artista da riscoprire, quindi, o da scoprire per la verità, perché appunto per molti Alessandro Bono forse in questo momento, in questo oggi, non è neanche un nome, perché appunto se n'è andato malauguratamente ormai molti anni fa, insomma, poco meno che trentenne, stava per compiere 30 anni. Ma appunto come fare per avvicinarsi attraverso il libro? Lo si ordina direttamente ad un'email che Ivano ha già mostrato, il regista Ivano Conti ha già mostrato prima, che è proprio legata ai nomi di queste due persone che citavi, cioè la mamma e la figlia, Luisa e V sta proprio per E Vittoria, quindi Luisa e V, chiocciolalibero.it, lo vedete in sovraimpressione, si iscrive a questa email e in questo modo si riceve il libro, che è quindi totalmente autoprodotto, senza padri né padroni da un certo punto di vista, e quindi, ed è un'opera, come ripeto, non ho avuto modo, e lo confesso apertamente davanti all'autore, di leggerlo ancora tutto, perché è imponente, è No, a me imponente. No, no, è perché non veramente passa imponente, mai. è anche pesante, è anche attraente, perché ha questa, diciamo, grafica molto pop, molto diretta, insomma, che si fa leggere davvero molto bene, ricchissima di ritagli di pezzi di giornale, di testi autografi appunto riprodotti, e quindi è davvero interessante avvicinarsi come Andrea suggeriva a questo artista. E noi lo facciamo alla nostra maniera, passando alla seconda canzone, che è proprio una canzone davvero d'amore nel senso più alto del termine, ed è Io e te. Non riconosco più le mie mani e il loro tremolio, che sanno amare fino ad odiare tutto quanto faccio io. Non riconosco più i miei piedi, che non sanno restare a terra, quando il vento dei cambiamenti soffia via tutto come una guerra. Non riconosco più le mie mani e il loro tremolio, che sanno amare fino ad odiare tutto quanto faccio io. Non riconosco più i miei piedi, che non sanno restare a terra, quando il vento dei cambiamenti soffia via tutto come una guerra. Io non vedo più il sorriso di mia madre, la gente parla e non capisco più le cose. Da quando sei arrivata nella mia vita sei entrata, ho cambiato direzione. Io sono un aquilone, oh, io e te, io e te, io e te, io e te. Io e te, io e te, io e te, io e te, oh. Solo io e te siamo due rive, che la vita come un fiume le divide. E l'amore è l'unico ponte che davvero ci sorride. Io e te, io e te, io e te, io e te. Io te, io te, io te, io e te, oh. Sopra quel ponte a far l'amore, mentre la vita sotto va. Pensa che è bello se scorresse senza rumore per l'eternità. Oh, io te, io te, io te, io e te.
Io e te, oh, solo io e te siamo due rive, che la vita come un fiume le divide. E l'amore è l'unico ponte che all'orizzonte ci sorride. Io e te. Oh, io e te. Io e te. Bene, il nostro ringraziamento va innanzitutto a Emanuele Cavallari. In arte mi spiegava prima Cava con la K, per non essere confuso con le decine di Cava, sì, che ci sono in Spotify. Penso in, che il nome Cava sia utilizzato da almeno da una ventina di gruppi finlandesi che fanno musica hardcore, quindi per differenziarmi un pochettino. Ho messo Cava con la K giusto per essere chiari. No, volevo ringraziare assolutamente tutti voi, perché cantare la musica di Alessandro è una forte emozione, e penso che Io e te sia una delle canzoni d'amore più belle scritte da un papà verso una figlia, insomma, quindi è veramente un grande onore per me, assolutamente. Ma adesso immagino che ci sia adesso adesso a malincuore Emanuele se ne va dalla sua postazione. Ciao a tutte, grazie. Ma per fare spazio con un movimento di studio che normalmente non si fa, ma non siamo, insomma, siamo in una chiacchierata fra amici, perché dobbiamo far posto e la vedrete apparire, poi Emanuele le darà la cuffia di modo che senta anche quello che dice Andrea, proprio Luisa, la mamma di Alessandro, che ci ha raggiunto qui e con cui per... Va bene anche sulla sedia comoda, Luisa, su quella nera. Ci ha raggiunto qui e con cui appunto vogliamo, insieme ad Andrea Pedrinelli, autore del libro Alessandro Bono, il rocker gentile, vogliamo concludere proprio con questa presenza importante, insomma, della, sì, della mamma di Alessandro, di Luisa, una donna che soprattutto Ivano Conti, che sta appunto in regia, ha conosciuto bene per tutta una serie di vicende, insomma, di interesse comune alla vita di Alessandro, eccetera. Dici qualcosa? Quando è morto Alessandro, Ivano non mi ha mai più lasciata. Veniva a mangiare il mio arrosto, diceva che era favoloso. vuol dire che aveva le sue buone ragioni per venire da te. Andrea, che una battuta veloce, poi facciamo, concludiamo davvero facendo dire qualcosa a Luisa su questa che donna hai incontrato, incontrando questa mamma. Una donna intanto che ha sempre un sorriso, una luce bellissima negli occhi. E questo è già un insegnamento bellissimo, visto quello che la vita le ha riservato di combattere, perché poi nel libro si parla di tante cose oltre che di Alessandro. È una persona molto pulita, molto, molto corretta, molto determinata, tant'è vero che ha voluto che questo libro venisse prodotto, venisse realizzato, e mi piace sottolineare anche la sua generosità, perché lei l'ha prodotto, cioè lei ha messo proprio banalmente, come si dice, lei ha messo i soldi perché questo libro esistesse, però il libro viene venduto con tutto il ricavato che va alla lotta contro l'AIDS, all'AIDS, alla sezione lombarda dell'AIDS. E tra l'altro sono state veramente straordinarie lei e Vittoria a fare questa scelta, perché insomma l'investimento per realizzare un volume di questo tipo, con tutte le pagine a colori, eccetera, non è stato piccolo, e avrebbe potuto rientrare un pochettino, invece la sua generosità l'ha portata a far sì che anche questo libro vada in qualche modo a onorare ulteriormente la memoria di Alessandro, aiutando chi ha bisogno di un aiuto sanitario. Ecco. Mi piace sottolinearlo questo. Ecco Luisa, la domanda va anche al contrario, no? Cos'è stato lavorare insieme ad Andrea? Beh, naturalmente di quello che vuoi, tu puoi dire quello che vuoi. Con Andrea ci siamo trovati sempre bene, vero Andrea? Ci siamo sì. Bene. È stato, ho anche rimesso fantastico. Via tutti i faldoni nell'armadio, quindi
Ho anche lasciato in essere... ordine. Sì, perché poi mi ha riportato il tutto e non è che me l'ha solo riportato, l'ha rimesso a posto come l'ha trovato prima. Ma è stato sì. grande. Conosciamo la perizia, la Sì, meticolosità di Andrea nel trattare gli artisti. Fantastico proprio. Grazie Quindi... Andrea di tutto. E invece No, è Luisa, stata una cosa bellissima. una battuta per concludere questa nostra presentazione. Innanzitutto ricordo a tutti che il libro è disponibile scrivendo direttamente a Luisa, proprio Direttamente, esatto. luisaevi@libero.it. Chiocciola.it. E, insomma, una vita quella di Alessandro, come dicevamo prima, scambiando due chiacchiere, fra luci ed ombre per un certo periodo, con tanti drammi, con anche tante luci, però, insomma, una persona bella. Si è un po' reso giustizia, potremmo dire, con questa Ecco, volevo biografia. che le rendessero giustizia Prego, proprio. dici pure qualcosa che concludiamo Sì, con era te. questo che volevo. Ed è Sì, successo, ed è insomma. Bellissimo. successo, grazie a Andrea. Dici abbiamo visto naturalmente un po' di foto anche della tua nipotina Oh, che... nipotina, è fantastica pure lei perché ti dà emozioni perché io vedo Alessandro in lei, il modo di fare, il modo di parlare. Sì. E poi soprattutto anche lei, ci dicevi prima, non ha poi conosciuto il No, suo era papà. piccolissima quando è morto. E con tutto quello che è stato scritto, anche di Ecco, sbagliato, magari di poteva avere anche sbagliato io un'impressione. volevo che sapessero veramente la verità. Importantissima questa Vero che è cosa. importante. Assolutamente, assolutamente sì. Va bene, Grazie, poi ho io... visto che siete degli amici fantastici pure voi. Sì. Vi abbraccio veramente. Va bene, noi ci diamo appuntamento allora quando si potrà a casa di Luisa mangiare l'arrosto tutti, non Sì, solo che Ivano, perché buonissimo, non è vero, giusto. vero Ivano, Non... non c'è. Ivano È di non là, può dire sì ecco, adesso, quindi ma dice l'arrosto ce lo come dirà il in tuo cuffia. non l'ho E mai mangiato. quindi, Perciò tutti invitati. grazie mille, grazie mille. Ringraziamo allora Andrea Pedrinelli per essere stato Andrea, con noi. noi ci Grazie a voi, vediamo. grazie davvero. Va bene, Il libro è grazie qui, di lo tutto, mostro per Andrea. l'ultima volta prima di chiudere. Andrea Pedrinelli, Alessandro Bono, il rocker gentile. Ringraziamo Luisa, la mamma di Alessandro. Ringraziamo Emanuele Cavallari per aver cantato con noi Rock and Roll del Cavolo e Io e Te, due delle canzoni di Alessandro, ma ce ne sono molte di più da scoprire. E quindi acquistate questo libro, fatene buon uso e fate scoprire appunto un artista che, come tante perle del passato, alle volte appunto con la velocità del nostro tempo presente si dimenticano. Invece c'è roba, come uso dire io, di fronte a questo tipo di esperienze. Concludiamo ringraziando anche l'operatore che è Mattia Ascione, che sta inquadrando benissimo questo libro e io gli faccio gli scherzi adesso così non sa più cosa fare. Grazie a Mattia, grazie in regia a Ivano Conti, grazie a Tappeti Sonori che ha ospitato questa presentazione e concludiamo appunto con quello che prima Luisa ha ricordato, è stato un grande amico, anche se la stampa li dipingeva come antagonisti, un po' come i Beatles e Rolling Stones che poi registravano i dischi insieme talvolta. Massimo Priviero, che un po' di tempo fa, in occasione di uno dei progetti che Ivano Conti, insieme ad altri amici, Marco Bergamo ed altri, hanno curato, proprio per ricordare Alessandro e far risentire le sue canzoni, Massimo è venuto qui a Tappeti Sonori e ci ha regalato una sua versione proprio di Gesù Cristo, una delle canzoni più conosciute forse di Alessandro, che fece veramente, come si usa dire, il botto quando uscì, perché era una canzone davvero di spessore, con dentro davvero un'attenzione a chi magari era dimenticato. Gesù Cristo ritorna perché qui abbiamo bisogno di te, me lo ricordo ancora io che qualche neurone sta già incominciando a partire, quindi vuol dire che è qualcosa che è rimasto. Grazie davvero a tutti e via la sigla finale. Buona lettura, acquistate il libro. Perché faccio musica? Dimmi cos'altro potrei? Perché fumo troppo? Sto bruciando tutti i sogni miei. Gesù Cristo ritorna, perché qui abbiamo bisogno di te. Per favore, ritorna, hanno sporcato tutto quello che c'è. Passare il tempo qui tra queste facce bianche
ed infelicità. Un tomo d'un biliardo verde depresso come questa città. Gesù, Gesù, Gesù Cristo, ritorna, perché qui abbiamo bisogno di te. Per favore, ritorna, hanno sporcato tutto quello che c'è. Dietro di me ci sei anche tu. Io non ti vedo. Davanti a me, in mezzo agli altri, ancora tu. Però ci credo. E non si vive senza speranza, senza orizzonti non si vive, quindi torna se tu vuoi. Gesù Cristo, ritorna, perché qui abbiamo bisogno di te. Per favore, ritorna, hanno sporcato tutto quello che c'è. Per non morire canto disperato e metto un grido che va. Se non vuoi sentire, questa città, Gesù Cristo, ritorna, perché qui abbiamo bisogno di te. Per favore, ritorna, hanno sporcato tutto quello che c'è. Oh, Gesù Cristo, ritorna, perché qui abbiamo bisogno di te. Sporcato tutto quello che c'è.